Partirà l'8 gennaio dalle 8 alle 20 lo screening di massa indetto dall'amministrazione comunale di Chieti per effettuare tamponi antigenici agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie. Previsti più di 5.000 tamponi. Lo scopo è riaprire le scuole in sicurezza. Saranno tamponi veloci, saranno quasi 5.000 tamponi, più o meno, vedendo quella che è la popolazione studentesca. E non sono obbligatori ma sono facoltativi. Naturalmente tutti i genitori dovranno dare il consenso informato e poi i risultati verranno comunicati alle famiglie. L'orario sarà dalle 8 di mattina fino alla sera. È importante comunque che i tamponi siano fatti in maniera veloce e chi ha eseguito il tampone poi liberi l'accesso in modo tale da non creare assembramenti. Al lavoro due team del Ministero della Difesa e personale del Comune. Saranno precettati nuovamente anche i consiglieri, più il sindaco in prima linea. Noi abbiamo aderito molto volentieri alla richiesta di poter anticipare in sicurezza la riapertura delle scuole. Il Ministero della Difesa ha garantito la presenza sul territorio di alcune squadre che potranno effettuare tamponi rapidi come previsto dall'ordinanza regionale affinché i ragazzi lunedì mattina possano rientrare in sicurezza a scuola. Per il 10 in forma ridotta vuol dire che nel rispetto di chi l'8 e il 9 si sottoporrà al tampone garantiremo chi per motivi validi non si può permettere di lasciare casa o di raggiungere prima gli hub dove effettueremo i tamponi. È chiaro che il 10 mattina è un ulteriore servizio per garantire ancora di più la sicurezza nelle scuole. Parliamo in particolare dei ragazzi che arrivano da fuori città? Parliamo dei ragazzi che arrivano da fuori città, ma soprattutto, ripeto, l'8 e il 9 deve rappresentare un momento di comunione all'interno delle comunità scolastiche. Per quanto riguarda le scuole, saranno scelte una per la popolazione studentesca di Chieti Alta e una per gli studenti di Chieti Scalo. È consigliabile, per scongiurare lunghe file, arrivare muniti del modulo di partecipazione già compilato, scaricabile dal sito del Comune.